Allora, come classico suggerirei Carlo Cattaneo e in particolar modo i saggi di economia rurale di Cattaneo che sono usciti una prima volta nel 1939 a cura di Luigi Einaudi, quindi poco prima della Seconda Guerra Mondiale, e poi ancora nella piccola biblioteca Einaudi nel 1975. È un libro importante perché Cattaneo è stato un maestro nell'indicarci il rapporto vitale fra città e campagna. Se i milanesi, naturalmente non solo i milanesi, recuperassero questa identità rurale, avremmo così una prospettiva di conservazione per la produzione alimentare e per il paesaggio che potrebbe rassicurarci. Allora, una lettura recente, sempre pensando ai grandi maestri, un grande maestro è stato anche appunto Luigi Einaudi, che tra l'altro ha mostrato una grande sensibilità ambientale, sempre, e allora suggerisco la lettura di un bel libro di Corrado Staiano, appena pubblicato dal Saggiatore, Destini, in cui si raccolgono dei ritratti molto incisivi e anche molto vivi, spesso illuminati da una diretta amicizia, di grandi maestri del Novecento.